Cos'era successo a Paolo? Perché in lui era avvenuto questo grande cambiamento? Quale era stato l'evento scatenante? Era l'anno 32 o forse 33. Erano passati 2 anni circa dalla morte in croce di Gesù. Paolo si trovava sulla via di Damasco. Si sentì chiamare con il suo nome aramaico, come lo chiamavano in casa. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo cade da cavallo e alla voce che gli parla chiede: Chi sei, Signore? La voce gli risponde: Io sono Gesù, che tu perseguiti. Gli uomini che facevano il viaggio con lui si erano fermati ammutoliti sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva più nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere cibo né bevanda. Dopo quella folgorazione, Paolo di Tarso non è più lo stesso. Sente che la sua vita è cambiata, ma non sa cosa fare. Passano 3 anni. Va a Gerusalemme a chiedere consiglio a Pietro. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi insieme con abeti. Rimane a Gerusalemme per alcuni giorni, poi ritorna a Tarso senza avere ancora capito qual è il suo compito di cristiano, qual è la sua missione. Soffre, ma sa anche che la forza di Gesù si esprime nella debolezza, dunque anche la sua debolezza deve essere la sua forza. Te solo amo, te solo seguo, te solo cerco e sono disposto ad essere soggetto soltanto a te. Passano alcuni anni così. Un giorno a Tarso arriva Barnaba, quel Barnaba che a Gerusalemme lo aveva presentato a Pietro. Barnaba gli dice che la nascente comunità di Antiochia ha bisogno di una guida, di lui. Paolo parte, non si fermerà più fino a quando non morirà martire a Roma.